Cari amici, in questa lezione parlerò del tronco di cono. In realtà avrei già dovuto parlarne nella lezione precedente, però ovviamente per mancanza di tempo, infatti il mio scopo è quello di non superare i 20-30 minuti per ogni lezione, ecco, proprio per mancanza di tempo non sono riuscito ad affrontare anche questo argomento e mi sono limitato soltanto alla determinazione del volume del cilindro e del cono. Anche se poi sulla lavagna erano riportate tutte le formule relative al tronco di cono. Però sia per questione di tempo sia anche per questioni grafiche è meglio parlare del tronco di cono in questa lezione in maniera tale che le stesse formule che avete visto nella lezione precedente relative al tronco di cono ma non spiegate le ho riportate in questa lavagna in maniera molto più espansa e con dei passaggi che facilitano ulteriormente la comprensione del problema. Quindi a questo punto parliamo direttamente del tronco di cono e definiamo che cosa è effettivamente un tronco di cono. Il tronco di cono è nient'altro che un solido di rotazione ed è un solido di rotazione che si ottiene facendo ruotare ad esempio un trapezio isoscele di questo genere. Ecco, se noi prendiamo l'asse di simmetria di questo trapezio isoscele che passa esattamente per la metà delle basi maggiore e minore di questo trapezio in maniera perpendicolare e imponiamo una rotazione di questo trapezio intorno a questo asse di simmetria, ecco che noi definiamo una figura geometrica che va sotto il nome di tronco di cono. In realtà, come potete intuire, il tronco di cono è, diciamo, un cono tagliato secondo due piani perpendicolari all'asse di simmetria. Infatti noi possiamo descrivere questo tronco di cono su questo sistema di assi cartesiani X e Y e definire una generica retta che ha una certa pendenza M, la quale è data da R diviso X, perché in genere se noi prendiamo un punto di questa retta, questo punto avrà una certa distanza r dall'asse delle x, ma al tempo stesso avrà una distanza x dall'origine del sistema di assi cartesiani. Quindi il rapporto r fratto x mi dà il valore di m che poi, detto in termini di trigonometria, rappresenterebbe la tangente dell'angolo che forma questa retta o questa linea, se vogliamo, una volta che è troncata, con l'asse delle x. Quindi il tronco di cono, poi in definitiva, sarebbe nient'altro che il cono troncato secondo due distanze. Quindi se noi con un piano perpendicolare all'asse delle x tagliamo questo cono, ottenuto appunto dalla rotazione di questo questa retta attorno all'asse x, ecco che noi definiamo l'altezza del cono generatore più grande, che viene chiamata con x1. Mentre se tagliamo lo stesso cono ad una distanza minore rispetto all'origine, otteniamo una distanza x2. Ovviamente x1 meno x2 rappresenta l'altezza del tronco di cono, quindi tutto il volume che è contenuto tra x2 e x1, quindi con un'altezza h, rappresenta il volume del tronco di cono. Allora, vediamo come ci si può arrivare alla determinazione del volume del tronco di cono tramite semplici considerazioni di proporzionalità, come abbiamo anche visto per quanto concerneva il tronco di piramide. Allora, abbiamo detto che M rappresenta la pendenza di questa linea che ha la facoltà di ruotare intorno all'asse delle X descrivendo un cerchio di raggio R1 e chiaramente ha una distanza H da questa base, si avrà la descrizione di un cerchio di raggio R2. Quindi la generica funzione di questa retta, la f di x, sarà uguale a m per x, perché una volta conosciuto il valore di m, dando dei valori di x opportuni, noi riusciamo a definire
praticamente tutti i valori delle y corrispondenti ai valori che abbiamo imposto noi con la x. Però questa è la f di x, ma se noi dobbiamo poi trovare il volume di un solido di rotazione, vuol dire che qui non ci troviamo nel caso piano, ma ci troviamo nel caso a tre dimensioni, perché questa retta noi immaginiamo che faccia un giro di 360 gradi, mantenendo sempre la stessa angolazione, quindi la stessa distanza R1 dall'asse delle x, in maniera circolare, quindi descrivendo appunto questo cono. Per cui la f di x per il calcolo del volume deve diventare un f di x al quadrato, quindi non siamo più nel caso lineare ma siamo nel caso quadratico. E di conseguenza questa x, f di x al quadrato diventa semplicemente un m quadro x quadro. Ma se noi al valore di m sostituiamo il valore di r su x, ecco che questa fx al quadrato diventa un r quadro diviso x quadro per x quadro, che ci dice che è uguale al quadrato del raggio. Qui chiaramente non ci sono dei simboli che identificano sia la r che la x, perché in questo caso abbiamo considerato un cerchio di raggio generico che si trova a una distanza generica anche dall'origine degli assi cartesiani. Quindi se noi andiamo a semplificare, squadra e squadra van via, l'fx al quadrato è nient'altro che un r al quadrato, cioè questo raggio al quadrato. Ma l'area del tronco di conio, l'area maggiore, da che cosa sarà data in questo caso? Da raggio al quadrato per 3/14, cioè questo r' al quadrato per 3/14 ci dà la superficie della base maggiore del tronco di cono, mentre la base minore del tronco di cono avrà una superficie A2 che è uguale a r2 quadrato per pi greca. Però qui esistono anche dei criteri di similitudine che possiamo sfruttare, perché noi dobbiamo arrivare al volume del tronco di cono conoscendo semplicemente il raggio R1, il raggio R2 e l'altezza del tronco di cono. In realtà sia il valore X1 che il valore X2 a priori non si conoscono. Quindi in queste relazioni che vedremo compariranno le X1 e le X2, ma le dobbiamo fare andare via con dei giochetti di proporzionalità e esprimere questi valori di x1 e x2 in funzione di h, in maniera da risolvere il problema senza dover fare ricorso alla conoscenza della altezza reale del cono generatore di questo tronco di cono. Quindi vediamo di sfruttare questa figura per vedere che similitudini esistono tra i vari triangoli che si possono formare. Allora, se io faccio R1 diviso X1, quindi questo cateto di questo triangolo rettangolo diviso l'altro cateto, questo sarà proporzionale al cateto R2 diviso X2, proprio per i criteri di proporzionalità che abbiamo già visto precedentemente. Però possiamo anche considerare questo triangolino qua, e l'abbiamo anche visto già quando abbiamo trattato il tronco di piramide, cioè questo cateto qui piccolo è nient'altro che la differenza di R1 meno R2, ma R1 meno R2 diviso H è uguale a sua volta ad R2 diviso X2, ma anche a R1 diviso X1, perché sono tutti triangoli simili. Quindi qui abbiamo già cercato di esprimere i valori di R e di X e metterli anche in funzione di H. Per cui se io vado a ricavarmi il valore di X1 da questa relazione e considerando appunto l'R1 meno R2, vediamo che X1 è uguale a R1 per H diviso R1 meno R2, mentre l'X2 è uguale, ricavato da questa uguaglianza, è uguale a R2 per H diviso R1 meno R2. Pertanto il volume 1 e il volume 2, che rappresentano i volumi dei coni generatori, il tronco di cono che vogliamo prendere in considerazione,
sarà dato dalla superficie e della base maggiore del cono maggiore o della base maggiore del tronco di cono, che è A1, per X1, che rappresenta l'altezza del cono generatore, diviso 3. V2 invece rappresenterebbe il volume di questo altro cono che sta praticamente sopra al tronco di cono, e di conseguenza sarà la superficie A2 di questo cerchio che abbiamo ottenuto qui per X2, che rappresenta l'altezza del cono generatore, però partendo dalla base e minore del tronco di cono, diviso 3. Ovviamente il volume reale del tronco di cono sarà nient'altro che la differenza dei volumi dei due coni, del cono maggiore meno il cono minore, quindi V1 meno V2. Se noi andiamo a scrivere il V1 con i valori che abbiamo ottenuto qui, ad esempio qui abbiamo ottenuto che A1 uguale a R1 al quadrato per pi greco, ed eccolo riportato qui, lo moltiplichiamo per X1 e dividiamo per 3, perché noi partiamo dal presupposto di sapere già a priori che il volume di un cone è dato dalla superficie base per l'altezza diviso 3. Questo l'abbiamo visto sia per la piramide che per il cono nella lezione precedente. Quindi, se noi impostiamo queste due equazioni, andiamo a sostituire i valori di V1 e di V2 appena trovati, ecco che otteniamo appunto questo. Quindi questa parte qui rappresenta il V1 meno la A2, che è R2 al quadrato per pi greca per X2 diviso 3. Ecco, quindi se andiamo a sostituire il valore di X1 questa volta in questa posizione, vediamo che diventa un R1 quadro per pi greca per R1 per H diviso R1 meno R2, ma qui R1 al quadrato per R1 fa un R1 al cubo per pi greca per H diviso 3 volte il valore di R1 meno R2. Lo stesso discorso si fa per l'X2, l'X2 l'abbiamo ottenuto qui, e quindi otterremo una cosa analoga a questa prima parte. Quindi qui avremo un R2 al cubo per pi greca per H diviso 3 volte R1 meno R2. Pertanto il volume del nostro tronco di cono da cosa sarà dato? Allora, dato che qui noi abbiamo un R1 al cubo meno R2 al cubo che moltiplica pi greca per H, R1 al cubo meno R2 al cubo si può anche scrivere, ricordando le proprietà dei prodotti notevoli, come R1 meno R2 che moltiplica R1 al quadrato più R1 per R2 più R2 al quadrato, tutto quanto ancora che moltiplica pi greca per H, diviso 3 volte R1 meno R2. Però, come vedete, R1 meno R2 sono A numeratore e A denominatore, si possono semplificare. Per cui, in definitiva, il volume del nostro tronco di cono è rappresentato da R1 al quadrato per pi greca più R1 per R2 per pi greca più R2 al quadrato per pi greca, tutto quanto moltiplicato per H diviso 3. Però noi, dato che R1 al quadrato per pi greca è nient'altro che il valore della superficie della base maggiore del tronco di cono, lo possiamo scrivere come A1. Questa parte qui, se noi la leviamo al quadrato e la portiamo sotto radice, non cambia niente, perché diventerebbe la radice di R1 al quadrato per R2 al quadrato per pi greca al quadrato. Però questa quantità, che qui abbiamo ancora riscritto pari pari, diventerà poi semplicemente la radice quadrata di A1 per A2. Infatti qui la prima parte diventa A1 più radice quadrata di R1 al quadrato per R2 al quadrato per pi greca al quadrato più A2 per H diviso 3. Però abbiamo detto che questa parte è nient'altro che il prodotto delle superfici, delle basi del nostro tronco di cono. Quindi A1 per A2 più A2 per H diviso 3. Ecco, questa è la dimostrazione molto semplicistica di come è possibile calcolare il volume del tronco di cono. Però se noi vogliamo fare un calcolo più rigoroso e vedere come è possibile calcolare il volume del tronco di cono
tramite il calcolo integrale, dobbiamo fare queste considerazioni. Allora, riguardando questa figura e questa figura, ci rendiamo subito conto che x1, che rappresenta praticamente l'altezza del cono generatore, il tronco di cono, che è il cono più grande, è uguale ad x2, che rappresenta l'altezza del cono secondario, cioè quello che ha come base la base minore del tronco di cono, più h, dove h effettivamente è l'altezza vera del tronco di cono. Però riguardando questa figura, noi possiamo anche dire che esistono questi rapporti di proporzionalità, cioè se io dico che R1 sta a x1, quindi questo raggio del cerchio di base maggiore del tronco di cono sta all'altezza del cono generatore x1, questa sarà uguale al raggio del cerchio della base minore del tronco di cono diviso l'altezza del cono minore, e quindi che ha come base la base minore del tronco di cono, quindi R2 diviso x2. Ma questi rapporti possono essere anche validi per qualsiasi cerchio staccato all'interno del tronco di cono. Quindi se noi prendiamo un cerchio generico all'interno del tronco di cono che ha un raggio R, io posso dire che R su X è uguale ad R1 su X1 o uguale a R2 su X2. Però questa formula può essere anche rimaneggiata in altra maniera, cioè se noi vogliamo ricavare x1 da questa formula e mantenere R2 e x2, possiamo dire che x1 è uguale a R1 per x2 diviso R2. Infatti se x1 lo porto di qua e R2 lo porto di qua, diventa R1 diviso R2 per x2. A questo punto possiamo anche osservare che la superficie di un cerchio generico situato all'interno del tronco di cono è dato semplicemente da pi greca per r al quadrato, perché in questo caso abbiamo detto che questo cerchio interno al tronco di cono ha un raggio generico r, quindi pi greca r al quadrato. Ma al tempo stesso noi possiamo anche esprimere questo r al quadrato come r2 al quadrato per x al quadrato diviso x2 al quadrato, e questo lo si ricava da queste relazioni, facendo il quadrato di questo membro con il quadrato di quest'altro. Quindi se leviamo entrambi i membri al quadrato diventa un r2 al quadrato diviso x2 al quadrato, sarà uguale a r al quadrato diviso x al quadrato, per cui il valore di r al quadrato si può scrivere semplicemente come r2 al quadrato per x al quadrato diviso x2 al quadrato. Ecco, tutte queste manipolazioni ci servono poi per sviluppare il calcolo integrale. Quindi al tempo stesso noi possiamo scrivere che pi greca r al quadrato diviso x quadro è anche uguale a pi greca r2 al quadrato diviso x2 al quadrato. Ma questo pi greca r quadro è nient'altro che a, e x al quadrato rimane x al quadrato, mentre pi greca r2 al quadrato è un a2 diviso x2 al quadrato. Ma veniamo ora proprio al calcolo integrale, quindi vedere come è possibile calcolare il volume del tronco di cono utilizzando il calcolo integrale. Allora, come avevamo già visto per la piramide, anche qui si prende come area generica un'area che è situata all'interno di questo tronco di cono. E quindi prendiamo ad esempio l'area che sta appunto all'interno del tronco di cono e che ha un raggio R ben definito, una distanza X altrettanto ben definita rispetto all'origine degli assi cartesiani. Allora, noi abbiamo detto che A è uguale a pi greca R2 al quadrato per X al quadrato diviso X2 al quadrato. Ecco, noi abbiamo scritto praticamente la stessa relazione che ci dà l'area del cerchio intermedio, diciamo, tra le basi del tronco di cono,
espresso in funzione di R2 e di X2. Questo integrale ovviamente è definito tra gli estremi X2 e X1, quindi vuol dire che noi dobbiamo eseguire una integrazione, quindi in definitiva una sommatoria di tanti volumi di cilindretti aventi dei cerchi con dei raggi variabili che variano appunto da R2 a R1 man mano che ci spostiamo in questo senso, moltiplicati per uno spessore infinitesimo dx. Quindi se noi riusciamo a calcolarci in maniera puramente ipotetica il volume di tanti cilindretti di spessore dx e aventi dei raggi via via variabili da R2 a R1 e ne facciamo la somma, ecco che noi alla fine abbiamo ottenuto il volume del tronco di cono. Quindi, se noi proseguiamo il nostro calcolo integrale, che lo estendiamo appunto da x2 a x1, noi possiamo portare tutta questa parte che è costante, cioè r2 4 per pi greca diviso x2 al quadrato, fuori dal segno di integrale e lasciamo nel segno di integrale, che è sempre compreso tra x2 e x1, il valore x al quadrato in dx, ma l'integrale indefinito di x quadro in dx da cosa sarà dato? Allora, questa parte la riportiamo pari pari, cioè un r2 al quadrato per pi greca diviso x2 al quadrato per il valore dell'integrazione appunto di questa integrale, cioè l'integrale di x2 in dx è nient'altro che x elevato a 2 più 1 diviso 2 più 1, sempre tra gli estremi x2 e x1. Quindi da integrale indefinito si passa all'integrale definito, compreso appunto tra questi due estremi. Quindi questa quantità che è costante la si riscrive pari pari, quindi r2 al quadrato per pi greca diviso x2 al quadrato. Questo x2 più 1 diviso 2 più 1 diventa ovviamente un x al cubo diviso 3. Tutto quanto questo compreso tra gli estremi x2 e x1. Allora, sviluppando questo integrale definito, questa volta noi dobbiamo andare a sostituire ad x una volta il valore x1 e una volta il valore x1, x2 tramite sottrazione. Però prima di procedere a questa sottrazione dobbiamo riscrivere di nuovo tutti i termini che sono costanti, un R2 al quadrato per pi greca diviso X2 al quadrato, lo riscriviamo pari pari qui. Il 3 che invece era compreso in questa parentesi quadra lo possiamo portare fuori e diventa un terzo di R2 quadro per pi greca diviso X2 quadro per x1 al cubo meno x2 al cubo, perché una volta vado a sostituire la x1 al posto della x e la seconda volta sostituisco l'x2 nella x, quindi diventa un x1 al cubo meno x2 al cubo. Però, come abbiamo visto anche prima, x1 al cubo meno x2 al cubo lo possiamo considerare un prodotto notevole che si può semplificare in x1 meno x2 che moltiplica x1 al quadrato più x1 per x2 più x2 al quadrato. Chiaramente con tutta questa cosa davanti c'è un terzo di r2 quadro per pi greca diviso x2 al quadrato. Quindi a questo punto se noi andiamo a sostituire a x1 meno x2 il valore di h, perché x1 meno x2 è proprio uguale ad h, ecco che noi ci siamo già liberati di qualche valore della x che nel nostro calcolo del volume è a priori non disponibile. Quindi diventa un terzo di r2 al quadrato per pi greca diviso x2 al quadrato per h. Ma questa seconda parte invece andiamo a sostituire tutti i valori di x1 che compaiono qui dentro tramite questa relazione qui, cioè questo x1 al quadrato è nient'altro che l'x1 che abbiamo qui elevato tutto al quadrato, quindi diventa un x2 al quadrato per r1 al quadrato diviso r2 al quadrato, più
più x1 lo riscriviamo tale quale come è scritto qui, cioè diventa un r1 per x2 diviso r2, però c'è ancora da moltiplicarlo per quest'altro x2, quindi ho scritto x2 per x2, mentre l'x2 al quadrato lo riscriviamo tale quale. Quindi qui è venuto fuori un qualcosa che è tutto espresso in funzione di r1, r2 e x2. Infatti, se andiamo poi a semplificare un po' tutta questa espressione, che cosa otteniamo? Qui gli x2 spariscono in buona sostanza e il risultato finale mi dà questo valore, cioè che il volume del tronco di cono è uguale a un terzo pi greca per h per r1 al quadrato, perché tutte queste cose si semplificano e rimane solo un r1 al quadrato più r1 per r2, perché qui abbiamo un r1, però c'è un r2 quadro diviso un r2 che fa un r2, quindi diventa un r1 per r2, più questo x2 quadro che si elimina con questo x2 quadro e quindi rimane un r2 al quadrato. Quindi vedete che questo volume ottenuto con il calcolo integrale è praticamente coincidente con il volume del tronco di cono ottenuto con questo semplice metodo utilizzando le similitudini dei triangoli. Analogamente, come è stato fatto in questo caso, noi possiamo esprimere il volume del tronco di cono come un terzo del valore dell'altezza del tronco di cono che moltiplica l'area del cerchio di base maggiore più la radice quadrata dell'area del cerchio di base maggiore per il cerchio di base minore più l'area del cerchio della base minore. Ecco, in questa maniera noi ci siamo riportati nelle medesime condizioni che sono state viste poco fa quando abbiamo considerato il volume del tronco di cono utilizzando semplicemente delle proporzioni. Questo, diciamo, è un metodo forse un pochettino più semplice, mentre questo è un metodo più rigoroso che si può estendere poi a qualsiasi solido di rotazione. Bene, con questo abbiamo concluso la lezione e quindi arrivederci alla prossima lezione.